Ciao ragazzi, sono Fabio e benvenuti in questo nuovo video in cui parleremo di YouTube e in particolare voglio rispondere alla domanda che mi ha fatto uno di voi sotto al video di qualche settimana fa in cui vi raccontavo i miei guadagni derivanti dalla pubblicità di YouTube nel corso del 2020 e la domanda era più o meno così. Per un neofita che ha il desiderio di iniziare con un altro argomento un suo canale YouTube, hai qualche suggerimento da dare? Bene, in questo video ho raccolto 5 consigli frutto della mia esperienza di ormai quasi 4 anni con questo canale YouTube e che spero potranno essere utili a chi vuole iniziare da zero un suo canale YouTube nel corso di questo 2021, ma anche a chi ha già un canale avviato e lo vuole far crescere al meglio. Partiamo subito col consiglio numero 1 che riguarda la scelta dell'argomento del nostro canale YouTube. Quello che rende un video un buon video, un canale un buon canale è alla fine sempre e soltanto il contenuto, cioè creare qualcosa che possa essere utile, interessante, divertente per un certo numero di spettatori, per una certa nicchia di pubblico. Per riuscire a farlo con costanza ogni settimana, una volta a settimana, due volte a settimana, lì dipende dalle scelte che farete per il vostro canale, è fondamentale scegliere un argomento di cui parlare, di cui si sia veramente appassionati, qualcosa che ci piaccia veramente e che si possa trasmettere con entusiasmo anche alle altre persone. È perfettamente inutile scegliere l'argomento del proprio canale YouTube guardando magari i numeri che fanno altri content creator e pensando: ah guarda, quella persona che parla di questa cosa sta facendo tante visualizzazioni, allora faccio anch'io così e vedrai, sì, arriveranno milioni di views, milioni di iscritti sul mio canale. Purtroppo non funziona così e, altra cosa, così facendo diventa impossibile mantenere nel tempo una certa costanza di pubblicazione. Come si fa a parlare ogni settimana, magari anche due volte a settimana, tre volte a settimana, di qualcosa che non ci appassiona veramente? Si può provare a farlo per un mese, forse due, poi ci si stanca e si abbandona lì. Guardate me, se non fossi davvero appassionato di fotografia, videomaking e tutto quello che ci gira intorno, difficilmente sarei riuscito a pubblicare un video a settimana, anzi la media è forse anche qualcosina di più, da oltre 4 anni a questa parte su questo canale. Il consiglio numero 2 riguarda l'attrezzatura. Almeno all'inizio non focalizzatevi assolutamente sull'attrezzatura. L'attrezzatura è sì importante per fare dei bei video, ma all'inizio non è fondamentale. Si può partire benissimo con il proprio telefono cellulare. Come detto anche prima, quello che conta veramente alla fine è il contenuto, non come si realizza il contenuto. Poi è chiaro che se si vuole ottenere un certo tipo di estetica nei propri video, allora sì, col tempo si dovrà arrivare ad avere un certo tipo di attrezzatura, ma appunto la parola chiave è con il tempo. Prendete ad esempio Mark e Brownlee, NKBHD. Se siete appassionati di tecnologia e conoscete l'inglese, non potete non conoscerlo. Marques ha un canale YouTube con oltre 10 milioni di iscritti. Lui è partito da ragazzino, da giovanissimo, iniziando a registrare i suoi video con la webcam schifosa del suo portatile. E poi, anno per anno, è andato via via a migliorare la qualità dei suoi contenuti, la qualità della sua attrezzatura, e adesso che ha raggiunto e superato i 10 milioni di iscritti, ha uno studio mega galattico, delle luci fenomenali e usa come videocamere delle macchine da presa RED, che sono delle cineprese praticamente da cinema, dal costo di decine di migliaia di euro l'una. Quello che voglio sottolineare è che Marques non è che si è svegliato un giorno e ha detto: ma apro un canale YouTube, quindi ha preso di botto lo studio, le luci professionali, due o tre fotocamere RED da decine di migliaia di euro, gli obiettivi, eccetera eccetera. Ci è arrivato col tempo. Anche io sono partito all'inizio con quello che avevo in casa, ho registrato anch'io qualche video col cellulare e poi man mano sono arrivato a costruirmi questo studio, questo set che sì, in questo momento impegna qualche migliaio di euro di attrezzatura. Ci sono voluti però
4 anni. Quindi, mi raccomando, all'inizio non focalizzatevi su quale fotocamera prendere apposta per YouTube. Partite con quello che avete, con la fotocamera, se avete una fotocamera a disposizione in grado di registrare video, altrimenti partite con il vostro cellulare, non è importante. Poi, con l'esperienza e anche in base al tipo di risultato che volete ottenere, capirete che cosa vi serve via via acquistare per migliorare la qualità. Mi raccomando però, e qui arriviamo al terzo consiglio in parte collegato al punto precedente, di avere un audio chiaro e pulito nei vostri video. Ve l'ho già detto probabilmente anche in passato, se il contenuto è valido, interessante e magari ha un'estetica che non è il massimo, magari è girato con un cellulare con poca luce, quindi anche sgranato, le persone lo guarderanno lo stesso a patto che si senta bene, che si capisca quello che la persona sta dicendo. Viceversa, non importa quanto sia bello esteticamente un video, magari girato con camere professionali da decine di migliaia di euro, eccetera, se quel video si sente male, ha l'audio disturbato, si sente del fruscio distorto, eccetera, le persone guarderanno i primi secondi, poi lo chiuderanno e passeranno a qualcosa d'altro. Se volete avere un buon audio nei vostri video, ho già fatto un video, scusate la ripetizione, qualche tempo fa, che vi lascerò linkato qua sopra e sotto in descrizione, ma la cosa fondamentale è usare un microfono che sia il più vicino possibile alla persona che sta parlando. In questo momento, ad esempio, è qui appena al di fuori dell'inquadratura. In alternativa potete utilizzare uno di quei microfoni a clip, un microfono lavalier che potete trovare sui 15-20 euro su Amazon, vi lascerò il link a un paio qua sotto in descrizione, e che faranno comunque fare un salto di qualità all'audio dei vostri video rispetto magari all'utilizzare i microfoni integrati all'interno della vostra fotocamera. E sempre a proposito del tema audio, una cosa da considerare è la musica da utilizzare all'interno dei video, magari come sottofondo o come vera e propria colonna sonora a seconda del tipo di video che andate a realizzare. Se siete agli inizi e non avete voglia di spendere, all'interno del Creator Studio di YouTube sono a disposizione tutta una serie di brani messi a disposizione da YouTube stessa, già controllati per quanto riguarda la eventuale monetizzazione, il copyright, eccetera, che potete scaricare e utilizzare liberamente nei vostri video. Non sono eccezionali, però sono gratis. Se invece volete fare un piccolo salto di qualità in più per quanto riguarda la musica, io in questo momento da alcuni mesi sto utilizzando un servizio che si chiama Epidemic Sound. Vi lascerò il link qua sotto in descrizione. Ha un piano molto interessante per i content creator che costa circa 12 euro al mese, 15 euro al mese, non ricordo la cifra esatta, e vi dà l'accesso a una libreria di musica senza copyright di altissima qualità, ma anche a tanti effetti sonori. Dal link in descrizione vi potete registrare e avrete 30 giorni di prova completamente gratuita. Poi, se non volete proseguire con l'abbonamento a pagamento, a quel punto ricordatevi semplicemente di dare disdetta prima dei 30 giorni. Detto questo, arriviamo al quarto consiglio, che è all'inizio: dimenticatevi dei numeri. Non fate come me, che i primi mesi in cui avevo iniziato a pubblicare video su YouTube stavo continuamente sul telefono a rinfrescare le statistiche per vedere quante visualizzazioni avessero fatto i miei video o se avessi racimolato qualche nuovo iscritto. Qui ogni caso è completamente a sé, ma io ci ho messo da giugno 2017 fino a settembre 2017, pubblicando un video ogni santa settimana, ad arrivare a ben 65 iscritti. Poi a fine 2017 ero a qualche centinaio di iscritti, a aprile 2018 ho fatto i primi 1000 e adesso a maggio 2021 ho superato da poco i 36.000. Quello che voglio dire è che, a parte rari casi di persone che magari hanno una creatività eccezionale oppure hanno la fortuna di creare il tipo di contenuto giusto al momento giusto che diventa virale e gli attira da un giorno all'altro migliaia di visualizzazioni, migliaia di iscritti, per tutti gli altri ci vuole tanto tempo prima di riuscire ad arrivare a un numero significativo di persone iscritte al proprio canale. E quindi in questa fase iniziale, dove i video, se va bene, fanno qualche decina, forse centinaio di visualizzazioni, si fa un iscritto al giorno, due, forse tre, quando va proprio veramente molto molto bene,
È inutile stare lì a perdere tempo a guardare le statistiche, anche perché non sono statistiche significative. Rischiano solo di far pensare: ah, ma guarda i miei video, non se li sta guardando nessuno, non sono interessanti, sto creando delle cose che non piacciono, quando in realtà è assolutamente normale. Purtroppo all'inizio funziona così per tutti. Poi è chiaro che al crescere del numero di iscritti, di visualizzazioni, può valer la pena passare del tempo ad analizzare le statistiche dei propri video per capire quale tipo di contenuto piaccia di più oppure di meno al proprio pubblico. Ma all'inizio tutto questo è secondario, non sono dati così significativi e soprattutto vi vanno a distrarre dall'obiettivo principale nei primi mesi, nei primi video che andate a creare, che è quello di fare esperienza e prendere confidenza con questa strana cosa che è parlare da soli davanti a una fotocamera. Arriviamo al quinto e ultimo consiglio, che riguarda la gestione degli hater e delle critiche in generale. Purtroppo quando ci si espone, quando si inizia a metterci la faccia, è normale prima o poi ricevere delle critiche. Critiche che possono essere costruttive oppure distruttive. Le prime, le critiche costruttive, sono quelle che dobbiamo cercare perché ci aiutano a crescere, è ovvio. Non fa piacere a nessuno ricevere una critica sul proprio lavoro, ma se qualcuno ci fa notare delle cose che stiamo sbagliando e ce lo fa notare in maniera puntuale, scritto in maniera educata, eccetera, allora sì, dobbiamo mettere un attimo da parte l'orgoglio e cercare di capire come fare a migliorare questa cosa che ci è stata segnalata. Le critiche del secondo tipo, invece, quelle distruttive, vanno completamente ignorate. E lo so, ragazzi, è difficile da fare, specialmente all'inizio, quando si ricevono i primi commenti negativi, ma negativi inteso come pieni di insulti personali. Ecco, diventa difficile non mettersi lì a rispondere, ma quella è una cosa che non servirebbe a nulla, anzi darebbe solo corda a tutti questi leoni da tastiera. A me, per fortuna, nel corso di questi anni è capitato pochissime volte e quelle poche volte ho semplicemente cancellato il commento e bannato la persona dal canale. Ed è esattamente quello che consiglio di fare anche a voi. Non prendetevela se qualcuno inizia a insultarvi, a scrivere delle brutte cose su di voi o magari sulle persone che compaiono nei vostri video. Sono semplicemente dei frustrati che sfogano la loro frustrazione con dei commenti di odio nascosti dietro un nickname con una tastiera e un computer. È normale le prime volte, come detto, rimanerci un po' male, dà fastidio, ma col tempo poi ci si fa l'abitudine e adesso qualunque cosa uno mi scriva di quel genere a me scivola semplicemente addosso. Ok ragazzi, con questo è tutto per il video di oggi e ricordatevi che non è mai troppo tardi per iniziare con un proprio canale YouTube. Non è mai troppo tardi né per quanto riguarda l'età anagrafica, ma neanche per quanto riguarda l'argomento. È chiaro, ci sono dei settori su YouTube, magari YouTube Italia, che sono più saturi rispetto ad altri, ma c'è sempre la possibilità di emergere, perché ognuno di noi è unico, ognuno di noi ha il suo punto di vista differente, il suo modo differente di raccontare le cose e che può far breccia su un piccolo ma anche grande pubblico. E quindi mi raccomando, non fatevi bloccare da questa cosa. Se avete anche solo una mezza idea di aprire un vostro canale, fatelo, buttatevi e vedrete che andrà alla grande. Detto questo, se il video vi è piaciuto, l'avete trovato utile, interessante, lasciatemi un bel mi piace e condividetelo con tutte le persone che potrebbero essere interessate. Fatemi sapere che cosa ne pensate in un commento qua sotto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella se ancora non l'avete fatto per non perdervi neanche un nuovo video e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!